Ciao, io sono a casa dei Vincenzo, sono un collezionista di materiale del ventennio, prevalentemente tessere. Durante il ventennio sono state emesse una quantità indecifrabile di tessere. In poche parole, oltre alle tessere annuali di partito, venivano emesse delle tessere per ogni tipo di associazione, che adesso pian piano vi andrò a mostrare. Inizierei con gli albori del fascismo. Allora, in questa pagina abbiamo la prima tessera dei fasci italiani di combattimento, che furono fondati il 23 marzo 1919 a Piazza San Sepolcro a Milano. Era una tessera molto semplice, stampata su cartoncino singolo, che riportava la scritta fasci italiani di combattimento. Di seguito troviamo la tessera dei fasci italiani di combattimento per l'anno 1920. In questo caso la grafica inizia a cambiare e compare un piccolo fascio. Trattasi di due tessere di estrema rarità, perché, come tutti sappiamo, prima della marcia su Roma, gli iscritti al partito, ai fasci italiani di combattimento, perché ancora non era un partito, erano abbastanza pochi. E da qui di seguito andremo a vedere tutta l'evoluzione delle tessere. Allora, fasci italiani di combattimento 1921, siamo ancora all'antemarcia su Roma, era ancora un gruppo, infatti si chiamava ancora fasci italiani di combattimento. Nel 22 diventerà Partito Nazionale Fascista. Queste qui di seguito sono la cosa interessante, sono tutte le tessere di una stessa persona. Lui è stato uno squadrista, ha fatto la marcia su Roma, era un ricco proprietario terriero. Io di lui ho diverse cose che dopo ti mostrerò. Ho la sua fascia Littorio, che è una fascia che veniva conferita a tutti coloro che avevano fatto la marcia su Roma. Ho la sua medaglia e ho altre sue cosine, ho dei gemelli, ho diverse cose sue, che poi di seguito ve le mostrerò. E qui partiamo con tutti gli anni delle tessere. Il bello di questa serie è che sono tutte con la sua fotografia. Qui passiamo all'anno 23, 24, 25, 26 e via dicendo tutti gli anni. Sempre della stessa persona. Sempre della stessa persona. Era una persona molto ricca, perché una foto costava tanto all'epoca. Lui ogni anno metteva la sua foto. Qualcuno si ripete anche negli anni, sono simili, vedi questa è uguale a questa. E tutti gli anni ci sono. La particolarità è che sono tutti gli anni compresi di foto. Dopo magari in qualche anno mancava. È stata perduta nel seguito. No, qui proprio non furono applicate. Tipo questa è stata recuperata e messa per un anno dopo. Questo è il tesserino di riconoscimento, che poche parole, PNF. PNF, che lo dà anche qui sulla tessera, vedi? Tessera di riconoscimento, se te la tiro fuori. Tessera di riconoscimento per fascisti autorizzati a portare il distintivo di grado di servizio di categoria, o anche il distintivo che poi vi farò vedere. Qui abbiamo delle tessere, siccome lui era un artigliere, ci sono due sue tessere d'artigliere. Questo è un foglio di giornale dove, in poche parole, è l'elenco dei partecipanti alla marcia su Roma di Perugia, perché lui è della provincia di Perugia, e qui troviamo anche il suo nome. Questa è la lettera dove lui chiede di potersi fregiare della sciarpa Littorio, perché la sciarpa Littorio veniva poi
fatto veniva scritto sulle tessere. Addirittura. Veniva traforato. Vedi, lui era uno squadrista che aveva conseguito la sciarpa di Torio perché aveva fatto la marcia su Roma. Queste sono piccole chicche di storia che pian piano con le pieghe del tempo spariscono, ma qualcheduno, come l'amico Lino, le colleziona. Io ho iniziato a raccogliere queste tessere perché avevo 14 anni, ne ho 37, ne ho trovate, ne ho tante, adesso cerco di farvi vedere le più importanti, giusto per farvi capire. Questa è una tessera molto importante, già siamo più avanti con gli anni. Queste venivano chiamate formazioni nere, in poche parole questi erano quelli che briscolavano forte. È una tessera molto molto rara, come si può notare dal numero di missione, 133. Questo gruppo nacque a Roma, sotto il comando di Guglielmo Pollastrini. Per spiegare tutto ci vorrebbe un'eternità. Ci vorrebbe un'eternità. Io adesso ve le mostro un po' velocemente. Questa è un'altra semplice tessera per l'anno 19, però di un personaggio molto importante. Prima di tutto l'iscrizione al partito, che è il 14-12-1920, quindi si parla già di primo fascismo. Però il personaggio è molto importante perché lui, per chi lo conosce, è Carlo Scorza. Lui è stato l'ultimo gerarca, su di lui c'è anche un bellissimo libro. Lui è stato l'ultimo gerarca del partito perché dopodiché dal 43 fu sciolto con la caduta del governo. Qui ho una serie sempre di tessere di un bolognese di Prevalcore, sono tutte le sue tessere. Era uno squadrista, di cui qui troviamo due tessere molto importanti. Troviamo il tesserino di riconoscimento per la donata degli squadristi a Roma per il ventennale della fondazione dei fasci di combattimento. Anche queste sono tessere molto rare, perché di squadristi che hanno fatto in questi anni non è che ce n'erano tantissimi, ce n'erano, ma comunque è una tessera molto rara. Altra tessera di notevole pregio è questa. È il secondo battaglione squadristi emiliano. Questo contingente fu mandato in Jugoslavia a combattere per 6 mesi, diviso in 2 battaglioni, e questa è la tessera. Di questa tessera se ne conosce soltanto un altro esemplare, in pessime condizioni, mentre il distintivo è conosciuto in diversi esemplari. Qui abbiamo sempre delle tessere che dopo vi andrò a spiegare dopo quando faremo la GIL, perché erano dei figli di questa persona. Torniamo sempre all'inizio, fascio primogenito. Come si vede fascio primogenito, scusa? Fascio primogenito, si parla sempre di fascio delle adunate, vedi, 23 marzo, questo è il ventennale della fondazione. Io purtroppo qui ho solamente il portatessera, la tessera non l'ho reperita. Ho tutte le sue altre tessere. Però la tessera che c'è qui dentro, che è una tessera di grande pregio, purtroppo non l'ho trovata. Io ho trovato solo il portatessera. Però nel portatessera c'erano i biglietti della donata. Questi sono i biglietti del treno per andare a questa donata, che poche parole sarebbe 23 marzo 19, 23 marzo 39, per il ventennale. Fascio primogenito perché si parla di primo fascismo. Queste sono sempre altre tre sue tessere, e qui chiudiamo la prima parte. Ripartiamo da qui sempre con tutti gli anni delle tessere. Ogni tanto si sveglia. Allora qui ripartiamo sempre dal 1922, ok, con tutte le tessere che abbiamo visto prima, che adesso le sto a saltare.
qui si parla di fascio maschile. Adesso vi mostrerò le stesse tessere, però emesse per le donne. Prima di partire con il fascio femminile vi mostro che sono due tessere provvisorie. Addirittura anche provvisorie? Sì, questo esempio è stata fatta a mano. Vedi, timbrata tutto. È dell'anno 17. Vedi, è una tessera fatta tutta a mano. Si vede che il proprietario aveva perso la sua originale e la segreteria del fascio gliene è fatta una fatta a mano. Si vede in mancanza di una tessera. È uguale alla tessera originale, però il bello è che è tutta disegnata a mano. Mentre questa è una tessera per l'anno 8, provvisoria. Le tessere provvisorie sono tutte molto rare. Qui vi mostro due tessere di altri due personaggi famosi. Questo è stato un personaggio di spicco parmense e ha la tessera autografata da Achille Starace. Era un onore. Sì. Questo invece è un personaggio abbastanza rinomato, perché avere la tessera di un principe, lui è il principe borghese di Roma. Suo padre era il famoso Giuseppe Borghese di Roma. Di lui si dice che sia stato disperso in Spagna durante la guerra perché si arruolò volontario e non fu più ritrovato. Però ti dico, la tessera di un principe non si trova tutti i giorni. No, decisamente no. Qui ci sono tessere dove sono portati i timbri dei gruppi rionali. I gruppi rionali erano... Dopo vi farò vedere le tessere, che sono di notevole pregio e rarità, oltre ad avere una grafica bellissima. In poche parole, un paese come Milano, molto grande, venivano formati questi gruppi rionali, che non erano nient'altro che i quartieri. Sono i cagnolini che sono... curiosi. Sono curiosi. Queste sono tutte tessere sempre di gruppi rionali, un po' sparsi, però sono tessere normali, hanno solo questi timbri. Le tessere che dicevo prima, se sia maschile che femminile. Queste invece sono le tessere con del partito fascista, però con la scritta femminile. Mentre nelle altre non c'è scritto niente, qui c'è scritto femminile. Queste tessere furono emesse dal 26 fino al 43 e qui abbiamo tutti gli anni. Sono uguali alle altre, cambia solamente che c'è la scritta fascio femminile. E finiamo qui. Qui ci sono altre tessere, vedi, sono sempre femminile, gruppo piccole italiane. Erano le ragazzette che venivano iscritte al partito. Sinceramente, su che età avevano queste ragazzette? Mandavano allora, piccole italiane erano dai 12 ai 15 anni, dopo diventavano con i 17-18 anni giovani fasciste. Infatti qui abbiamo la tessera per giovani fasciste di vari anni. Queste sono sempre delegazioni dei fasci femminili, delle massaie rurali. Queste già erano conosciute. Ed erano sempre femminili. Qui abbiamo sempre tutte massaie rurali. Sempre il gruppo giovani fasciste. Queste sono tessere dei fasci giovanili di combattimento. Tutti i ragazzi dopo gli avanguardisti, 17-18 anni, qui abbiamo tutti gli anni. Ogni anno adottava una grafica differente. Qui passiamo ai gruppi universitari. Per dire, queste tre tessere sono simili, cambia solamente la dicitura. Questa è una variante molto curiosa perché
noi conosciamo tutti la scritta credere, obbedire, combattere, sì. Però su una variante di questa tessera fu scritto credere, ubbidire, con la U. A volte sbagliano anche loro. No, ma non è un errore di stampa. È voluto? È voluta. Però è molto rara, non so il motivo, io di queste ne conosco pochissime. Mentre di queste sono tessere abbastanza comuni che se ne trovano centinaia, ne puoi trovare, questa non la troverai, perché io ne ho viste due o tre in tanti anni. Qui abbiamo sempre Goof, dove, degli universitari fascisti. Questa è di una scuola sempre di Roma. Qui abbiamo sempre Goof, Cine Goof per quelli che andavano al cinema, perché anche all'epoca lo avevano. No, ma anche all'epoca fu fondato il Cinecittà di Roma. Sì, qui abbiamo l'Avanguardia Giovanile. L'Avanguardia Giovanile nasce già nel 21, però le tessere sono di una difficile da reperire. Io sono riuscito a reperirle dal 25, però ci sono. Poi vedi, per una stessa tessera, questo è sempre l'anno 26, in una glielo scrivevano, in una no. Oppure questo è sempre un anno 26, però è delle Avanguardie Giovanili milanesi, perché poi anche i locali facevano le proprie tessere. Qui abbiamo altre due tessere provvisorie fatte a mano, di Taranto. Qui passiamo al dopolavoro. ONBL. Opera OND. OND, Opera Nazionale Dopolavoro. Qui abbiamo tutti gli anni, sono tutte simili, cambiano i colori. Poi ogni tanto veniva messo qualche esemplare particolare, questo è un dopolavoro ferroviario di Torino. Questo è uno di Roma. Le facevano diverse localmente. Questo è di Bologna, questo è sempre uno di Roma. Qui passiamo al dopolavoro posto telegrafonico. Queste sono sempre tessere dei vari anni. Qui siamo sempre al dopolavoro. La curiosità di questa tessera che è conosciuta in 6 varianti, io ne ho solamente 4. La classica, Federazione Italiana dell'Escursionismo, Ufficio Centrale del Dopolavoro Post-Telegrafonico, Ferrovie dello Stato. Esiste anche il modello dato ai residenti all'estero, che io non ce l'ho, di questo tipo ne ho delle altre che poi vi mostrerò con le tessere all'estero. E ce n'è uno al settore delle privatie, penso che per quelli che lavoravano per delle ditte private, ma sono pezzi rari, si trovano difficilmente. Qui è già finito il fascismo, perché parliamo di partito fascismo repubblicano, siamo già al 45, queste sono le teste. Qui abbiamo sempre partito fascista repubblicano, un istituto di cultura. Perché anche se la Repubblica Sociale è durata solo 600 giorni, furono emesse tantissime tessere, che sono molto rare e molto pregiate, specialmente quelle delle Brigate Nere. Però io questa parte collezionistica la faccio poco, quindi ho solamente le due più importanti e qualcosa dell'Opera Balilla che vi mostrerò dopo. Queste sono due tessere del Partito Fascista Repubblicano di Pola, la maschile e la femminile. Ecco questo album abbiamo fatto. Ti faccio vedere l'Opera Balilla prima. Poi dopo ti faccio vedere all'estero. Ti faccio vedere l'Opera Balilla, i gruppi rionali e poi passiamo all'estero.
fatto una ripresa dei tuoi pugnali. Sì, sì, fai, dopo ti faccio riprendere anche tutte le altre cose. Qui partiamo con i ragazzetti, con l'opera Balilla. Allora, i primi gruppi Balilla furono formati nel 23, ma le tessere sono molto molto difficile da reperire. Io le ho reperite a partire dal 26. Qui abbiamo il 26, il 27 e via dicendo, tutti gli altri anni. Questa è una tessera di riconoscimento sempre dell'opera Balilla per un caposquadra, quindi molto bella la fotografia. Sembra quasi un Boy Scout. Sì. E poi qui ne abbiamo, vedi, tessera per i dirigenti, giuria tecnica, opera Balilla per i graduati, ne abbiamo di tantissimi tipi. Queste sono le prime tessere che furono emesse in pergamena. Ce n'erano quattro, fu emessa per il Balilla, la piccola italiana, l'avanguardista e la giovane italiana. La giovane italiana, sono molto rare le tessere, perché di giovani italiane ce n'erano evidentemente di meno. E qui dopo le abbiamo per ogni anno, questo è l'anno, settimo. Anno settimo. Questo è un altro anno settimo. Queste sono simili all'anno settimo, però sono assicurazioni sugli infortuni che vi venivano fatti ai bambini che facevano la tessera. Qui continuiamo sempre con altri anni, il Balilla, la piccola italiana, qui ce l'abbiamo, l'avanguardista, manca sempre la giovane italiana che si trova poco. Poi la ritroveremo da questi anni in poi. Sì. Allora, queste tessere qui sono due tessere, te lo spiego brevemente. Hanno i fasci lunghi sul retro, sono uguali a quelle degli altri anni, degli anni successivi. Però queste qui, la curiosità di questo tipo di tessere, che venivano rilasciate ai bambini che i propri genitori gli scrivevano all'opera Balilla nel momento della nascita. Sono uguali alle altre, però la curiosità è che venivano iscritti al momento della nascita. Ed esistono solo di due tipi, il Balilla e la piccola italiana, e portano i fasci lunghi sul retro. E qui poi ripartiamo sempre con le quattro categorie per ogni anno: il Balilla, piccola italiana, avanguardista e giovane italiana. Qui le abbiamo tutte e quattro per ogni anno. Questa è una tessera da Balilla da moschettiere. Questa è un'altra variante, sempre per coloro che li scrivevano al momento della nascita, oppure quando erano molto piccoli. Infatti dice pre-Balilla. C'è anche il modello femminile che dice pre-piccola italiana, che è rosso, però io purtroppo non ce l'ho. Qui ho sempre delle Balilla, delle varianti. E qui partiamo con la GIL, che l'opera Balilla fu dismessa e nacque la GIL, che era la Gioventù Italiana del Littorio. E anche qui abbiamo le tessere per ogni anno, per ogni categoria. Le categorie sono sempre quelle: Balilla, avanguardista, moschettiere, figlio della lupa. Per ogni anno aveva la sua piccola italiana, la giovane italiana, il giovane fascista e la giovane fascista. E qui via di seguito abbiamo tutti gli anni, cambiano solamente il colore. Qui erano personalizzate le tessere, no?
Sì. E anche qui che è sempre lo stesso. Sempre la stessa dicitura, giovane italiana. No, dico, sempre intestata la stessa persona o cambiamo persone in questo caso? No, queste sono tutte di persone differenti. Questa è sempre una legione speciale della ZIL, molto bella la scritta di Mussolini, vivere pericolosamente. È un reparto speciale della ZIL, questi erano. Era un cavalleggero. Qui abbiamo sempre gli altri animi con tutte le diciture. Dopo anche di questa testa esistono centinaia di varianti, no? Però ti dico, quando alla fine sono sempre queste stesse, ballina, avanguardista. Per dire, questa è la stessa tessera, però per un certo, dello stesso anno, per un certo periodo ci fu inciso l'anno, 19°. In un periodo, tutto un tratto sparì l'anno dalla tessera, però è sempre la stessa tessera per ogni categoria. Anno 21. Anno 21°. Qui abbiamo sempre delle tessere pre-militare, di permanenza. Sono diverse cose sempre della. Sono tutte varianti dell'opera Balillo o dell'Asil. Tipo scuola di canto. Qui già vedo qualche riconoscimento con la svastica. Sì, questa è una tessera, lo dice qui. Questa è la gioventù, manifestazioni culturali. Vedi, Ponte Vermai, Firenze. Qui abbiamo un'altra tessera provvisoria. E qui abbiamo finito. Ah no, abbiamo ancora queste. Dimenticavo. Queste sono le tessere dell'opera Balilla, perché durante la Repubblica Sociale ritorna a essere opera Balilla. Sono cinque, a me me ne mancherebbe una, sempre la giovane italiana che è la più difficile da reperire. C'è qualcuno che si è svegliato, la vado a prendere. I gruppi rionali avevano una media di 3-4 mila iscritti, quindi erano molto pochi. Mi sa che dopo c'ho un libro, te lo faccio vedere, mi sa che penso che il milanese che aveva più iscritti era quello della Chiesa, che ne aveva circa 5.000. Gli altri erano molto di meno. Questi sono tutti di una grafica molto bella. Questo è il gruppo Cesare Battisti. Se dimmi se devo andare più piano. No, va bene, però posso fermarla col fermemalis. Qui abbiamo il fascio di Genova. Anche le tessere del fascio di Genova sono tutte molto belle. Me ne devono arrivare due adesso, che le ha trovato un amico a un mercatino, mi devono arrivare. Tutto fascio di Genova. Qui abbiamo degli altri gruppi, sempre degli altri gruppi rionali milanesi, un Baldini, nota il numero della tessera 400, da qui si capisce che gli iscritti erano in pochi. Questo è il gruppo Scesa, è il gruppo rionale con più iscritti a Milano, credo ne avesse un 5.000. E infatti è anche più facile trovare le tessere. Ah, più alto il numero più facile per trovare. Tutti gli anni, che sono tutti uguali, cambia solamente l'anno. Qui abbiamo altri gruppi di Milano, un D'Annunzio, questa è una tessera molto rara, è il gruppo Indomita Bernini. Qui abbiamo un gruppo Fabio Filzi. Sempre Milano, Filippo Corridoni, Oberdan. Sempre Milano,
Emilio Tognoli. I gruppi rionali venivano intitolati ai caduti per la rivoluzione, tutti i martiri che nei primi anni 20 furono assassinati venivano intitolati, oppure anche patriottici tipo Cesare Battisti, non quello che tutti conoscono, che è stato, era, venivano intitolati a loro. Qui abbiamo un gruppo Francesco Baracca di Monza. Questi sono i primi gruppi sempre del settore antemarcia, prima della marcia su Roma. Abbiamo un giancolese che, questo qui è di Firenze, questo qui è della Florio, sono tutti gruppi antemarcia su Roma. Purtroppo questi due non sono compiti, sono originali, ma non sono state segnate, sono tutti fondi di magazzino. Mm-hmm. Qui abbiamo un rionale di Bologna, qui ne abbiamo un altro di Firenze. Questo è curioso perché è un biglietto che veniva dato per le nascite di una, delle bambine o dei bambini. È addirittura col fascio sotto, sulla bandiera. Sì, tricolore. Questo è di un gruppo di Torino. Questa è un'altra sempre di un gruppo di Torino. Infatti qui dice, non si legge perché è sotto, comunque dice i camerati del gruppo Scaraglio di Torino danno il benvenuto alla nuova nascitura. Cioè, sia, questo è da femmina, si vede che è rosa, ma c'è anche da maschio. Qui abbiamo sempre dei riuni, sempre di Bologna. Questo è un gruppo molto particolare, il gruppo della Valsesia, anche questa è una tessera molto molto rara. Qui c'è un gruppo Baracca, perché anche questa è una tessera provvisoria. E qui abbiamo finito. Qui sono tutte tessere abituate. Allora, questa è la mia passione, i fasci italiani all'estero. In poche parole, tutti i residenti all'estero che gli piaceva il fascismo ed erano simpatizzanti, si iscrivevano ai fasci del proprio paese di dove abitavano. Qui abbiamo lo statuto, qui abbiamo la scheda personale per fare la richiesta di iscrizione e qui partiamo con le tessere. Sono un po' incasinato perché aspetto il convegno per prendere dei nuovi raccoglitori, allora ultimamente è un po' mucchiato. Qui abbiamo fascia destra Principato di Monaco. Questo è un modello molto raro che veniva dato per l'anno ottavo, si chiama modello Roma perché riporta davanti la scritta Partito Nazionale Roma. Come tutte le tessere dei fasci all'estero, sul retro porta la scritta Sit Romana Ponentis Itala Virtute Propago. E qui partiamo con tutta la carrellata dei paesi che ho trovato io all'estero. Buenos Aires, Argentina. Argentina sempre. Questa è l'ultima che ho trovato, molto particolare perché è di Cuba, della Havana. La fotografia era già colore e qui non è cambiata. Quella fotografia non so se è stata riapplicata dopo, però molto probabilmente c'era, perché vedi che c'è il buco passante, perché molte volte veniva legata alla ricevuta. Che è strano che negli anni 40 ci sia forse già, per me sembra quasi colori, no? Sembra, ma forse perché è un po' Sembra solo di buona qualità comunque. Qui abbiamo Rio de Janeiro, qui abbiamo Belo Horizonte in Brasile. Qui abbiamo il Guatemala. Questa porta perfino l'autografo di Piero Parini. C'è
Questa è la prima tessera di fascia Lest, cioè la prima è del 24, ma la 24 e la 25 sono di una rarità estrema. E la 26 e 27 sono molto molto rare, di questo specialmente se ne conoscono poche, secondo me non ce ne saranno più di 50 in giro. Ma la numerazione di queste tiratura di stampa, sì. le hai trovate sull'archivio storico? Come le no, io tra i collezionisti. Assolutamente, tra i collezionisti. Cioè, io so che in Italia siamo 100 collezionisti di tessere, questa io che sappia io ce l'abbiamo 6-7. Poi magari in qualche cassetto c'è. No, molto probabilmente anche sono andate perdute. Ma molte sono andate perdute. Qui abbiamo la Romania, abbiamo Galas e Filippopoli. Qui abbiamo un Berlino. Queste venivano molte, sono più rare, quelle rilasciate dalla Segreteria Generale dei Fasci all'Estero. Qui è Parigi, questa rilasciata dalla Segreteria Generale è di... No, questa è di Tunisi. Qui abbiamo Ginevra, Basilea. Barcellona, Bucarest, Bombay, India, Teheran. Questa qui che mi sono dimenticato di dircelo, è molto curioso perché questa è di Yavan in Armenia. Addirittura sono arrivato fino là. Io le ho viste di Adelaide in Australia. Siamo arrivati a Bucarest, Bombay, Teheran, Costantinopoli, che sarebbe in Istanbul, Haifa, che è in Israele. Qui abbiamo Essen, Germania, Birmingham, Riga. Qui ne abbiamo due dell'Africa, Tobruk, Asmara. Qui abbiamo Gunder, Addis Abeba, Tripoli, Tafki, Addis Abeba, Adi Ugri. Abbiamo un'altra Asmara, abbiamo un Gondar, Bengasi, Jimma, Tripoli, Macallè, Asmara. Qui abbiamo la Grecia, Salonicco, Atene, Corfù, Tessalonica, sempre Salonicco però in greco. Qui abbiamo Rodi, Tirana, Albania. Qui abbiamo Marsiglia, Ginevra, Istanbul, Malta. Queste sono tutte di Londra. Quelle di Londra sono le più comuni all'estero. Queste sono le organizzazioni giovanili italiane all'estero. Queste sono tutte di una stessa persona. Sono sempre uguali alle nazionali, ma portano la scritta estera. Questa è di questo ragazzo che si trasferì a Casablanca, di cui ho tutta la storia. Le prime due tessere dell'opera Balilla. Casablanca, poi tutte le sue tessere normali di partito. Curiosa l'ultima, che era di Lugano, che dopo che si è laureato finì a Lugano a fare il farmacista. Queste sono sempre le sue, una GUF e un'opera dopo lavoro, però sono sempre all'estero, Casablanca, Casablanca. Questa è una sportiva di una federazione hockey a rotelle, sempre di Casablanca, si può vedere sempre il fascio lì. Questo è un concorso ginnico, sempre di dopo l'avviso, lui viene esplicificato che è di Casablanca.
qui abbiamo le adunate degli avanguardisti all'estero, sempre organizzazioni giovanili. Questo è un gruppo Umberto Maddalena di Casablanca, e qui abbiamo sempre organizzazioni giovanili all'estero. Qui abbiamo una tessera rarissima, la tessera dei Fascist League del Nord America, e questa qui invece è sempre una tessera Unione Italiani d'America, però vennero tolti i fasci col problema delle sanzioni, però qui c'è un fascio applicato con un timbro. Qui abbiamo la Gioventù Italiana del Littorio all'estero per ogni anno. Qui abbiamo Istanbul, questi sono due fratelli. Qui abbiamo Londra, San Gallo in Svizzera, un'altra adunata. Qui abbiamo un altro Londra, altre due dopo lavoro. Una è di Asmara e una di Montevideo in Uruguay. Questa è molto curiosa. È la tessera del Ministero dell'Africa Italiana per l'azienda della RAM. Regge azienda monopolio banane. Rambe. Molto. Qui abbiamo altre tessere dei coloniali sempre dell'Africa. Qui abbiamo sempre delle tessere, questa è di Addis Abeba. Questa è di sempre Addis Abeba. Qui abbiamo delle scuole all'estero, questo è il fascio di Berlino, questo è insegnante italiano all'estero, questa è una fiera campionaria di Tripoli. Qui abbiamo la tessera del cinema Impero di Asmara, nota anche qui il numero è molto basso, associazione di cultura italo-germanica. Qui abbiamo la tessera di Gimma. Questa è una cartolina del fascio di Budapest. Qui abbiamo sempre Eritrea. E qui finiamo con questa che è Partito Fascista Albanese. La tessera è rarissima. Qui abbiamo un modulo di iscrizione completo. E poi abbiamo finito. Una per ogni anno, queste sono tutte delle bellissime grafiche. Ah, anche le pagelle del ventennio? Sì. Erano stupende e ogni anno cambiavano. Vedi, vei artigiani, per ogni anno ce n'erano tutte, c'è il suo fascetto. Qui abbiamo dei Confederazione Fascista Lavoratori dell'Agricoltura, qui ogni anno. Qui Confederazione Fascista Agricoltori, uno per ogni anno. Qui dopo cambiano tutte le grafiche, no? Per ogni anno ce n'è uno differente, vedi? 31, 32, 33, 34. Questi sono i sindacati dell'agricoltura. Questi sono gli agricoltori. Vedi, lavoratori nell'agricoltura. Questo per dire è uno molto raro, degli apicoltori, sindacati agricoli, istituto fascista di tecnica e propaganda agraria. Queste sono scuole. Qui abbiamo gli industriali, sono tutti uguali, cambiano i colori per ogni anno. Poi qui c'era per uomo, per donna. Queste sono sempre le stesse, cambiano l'anno. Qui abbiamo i lavoratori dell'industria. Qui sono i dirigenti delle aziende industriali, uno per ogni anno, poi vedi cambiano sempre, in uno c'è un fascio, in uno non c'è, in uno c'è scritto quell'altro. Industriali. Qui sono i professori e gli artisti. Anche qui per ogni anno ce n'era uno differente.
Qui ad esempio c'è pubblico impegno, scuola, cambia la dicitura, ma poi sono tutte... Qui abbiamo i commercianti, qui abbiamo i venditori ambulanti, qui c'è Unione Provinciale di Bergamo, sempre vedi ufficio di collocamento, cambiano i colori. Qui abbiamo sempre del commercio, uno per ogni anno. E come al solito c'era sempre, il soggetto era sempre lui. Qui ce ne abbiamo altri tipi di commercianti. Qui per dire sindacati fascisti bancari. Questi dei trasporti terrestri, credito e assicurazione, i sindacati dei lavoratori, qui ce n'è uno per ogni ente, no? C'è dell'agricoltura, dell'industria, dei bancari, trasporti e navigazione interna, e poi cosa abbiamo più? Commercio, poi qui abbiamo sempre sciolti i sindacati, corporazioni, qui abbiamo i posti telegrafonici, le tessere di ogni anno, le tessere dei ferrovieri, posti telegrafonici, dopo gli ultimi anni, i primi anni sono molto belle le grafiche, dopo gli ultimi anni le hanno fatte tutte uguali, i ferrovieri, ferrovieri, della scuola, qui questi ci sono della scuola elementare, della scuola media, dell'università, dei professori universitari, dei bibliotecari, dopo io non sto a fare tutte le categorie perché sennò non finiresti mai. Qui abbiamo sempre la scuola, proprietari stabili, qui abbiamo sempre la scuola, mutualità scolastica, scuola primaria, ma anche questa c'è uguale, scuola primaria, scuola secondaria. Qui abbiamo i bibliotecari, ti faccio vedere un altro album. Queste sono le camicie nere. Che in poche parole erano tutti quelli della milizia volontaria con la sicurezza nazionale. Qui abbiamo ufficiali. Molto rara quella dei sottufficiali. Poi abbiamo sempre, queste sono sempre camicie nere, tutti gli anni, ogni anno cambiava. Qui per dire c'è delle locali che sono tutti i paesi qui vicino. Tipo questo è di Carpegna, questo è di San Leo. Questo di Mercatino Conca, questo di Sant'Asino, tutti i paesi qui dalla zona. Questo è di un console. Questa sempre milizia volontaria i primi anni, degli ufficiali. Qui abbiamo Accademia del Littorio, anche questa formava gli ufficiali, i futuri ufficiali. Qui ad esempio quelle dei giornalisti, l'albo dei giornalisti, no? Vedi? Circolo della stampa di Milano, questo è il sindacato fascista dei giornalisti lombardi. Qui abbiamo il giornale della sera, abbiamo la stampa. Qui Albo d'Oro dei giornalisti, sindacato regionale dei fascisti, regionale fascista dei giornalisti, la Gazzetta di Puglia, vedi c'è il fascio, di qua, c'è il fascio anche qui. Qui sono tutti giornalisti, qua c'è il Corriere dell'Adriatico. Questo è il Commercio, un giornale sempre di Torino.
il lavoro fascista, le forze nuove, a noi la giovane Italia. Questo è un tessere per la Coppa Cerbero, una gara automobilistica rilasciata sempre ai giornalisti. Qui abbiamo qualcosa dell'aeronautica. Questa è molto bella perché Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti nell'Aeronautica. Questo è il nome del caduto, dove è caduto, e portavano tutta la firma di Italo Balbo. Firmata di pugno da Balbo, scritta e firmata da Balbo. Gli esempi di questo ne ho trovate 4 tutte di una stessa famiglia, perché dopo venivano date alla mamma, al babbo. Sono pezzi molto rari. Qui ci abbiamo sempre l'aeronautica. Questa credo che sia un'aeronautica repubblicana. E così. Dire, ti dicevo della sciarpa Littorio. Questa è la sciarpa Littorio. Ancora nella sua scatola originale. C'è meglio di magazzino. No, questa era di quello squadrista che ho tutte le tessere. Ah. Si vede che lui l'ha comprata, l'ha messa solo una volta. Perché dopo vi dirò. Ma no, ha conservato tutto. Con la sua medaglia della Marcia su Roma. Questa è un'altra medaglia sulla della Marcia su Roma col nome di chi era intestata. Col nome di chi era, non lo so perché sono solo le iniziali. Questo è un fregio da petto, sempre del primo fascismo. Qui c'è un altro pugnale. Questo è un altro pugnale. Questo è il pugnale delle camicie nere. Acciaio nero. Vedi, milizia volontaria per la sicurezza. Si può conservarli quelli in casa, sì. Sì, perché questi non tagliano. Sono abbastanza arrotato. Sono tutti così, sono tutte daghe da parata. Per dire, questo lo davano i ragazzetti. Questo è degli avanguardisti. No, infatti con la lama non si vede neanche. Però hanno le lame non... Ma infatti questo... Sono senza filo, ma tutte, anche il becco d'aquila ha la lama senza filo. Questo è un tagliacarte. Altro pezzo molto importante, ad esempio, che ho è questo bocchino da sigaro. Vedi che c'è il fascio inciso? Mm-hmm. Questo era di un Legione Autonoma Ettore Muti. Che materiale è? Questo è ambra. Addirittura con l'ambra l'ha fatto. Sì, sì. Poi per dire, guarda. Qui c'è una coppia di gemelli ancora nella sua scatola originale. Bello. Qui dopo c'ho le scatole del tabacco, c'ho perfino una penna col fascio. Pezzi di storia. C'ho una matita che è nuova, ancora fondo di magazzino delle Ferrovie dello Stato, vedi c'è il fascio anche qui. Qui per dire c'ho le carte dell'Africa orientale, sono carte, sono 1,5 metri x 1,5 metri. Qui dentro c'è tutta la storia di documenti di un gerarca, lui era un giornalista, ci sono tutti i suoi documenti, tutte le sue lettere. Mm-hmm. Per dire, pezzi rari ci sono primo fascismo, circa un comunista, questo Piazza San Sepolcro, squadrista, IPNF normale, partito fascista sammarinese. È difficilissimo anche trovare quei fregi. Allora, i PNF, questi sono tutti, si trovano abbastanza bene, perché c'è il maschile con lo spiello, il femminile con la spilla. Questi sono tutti comuni, questo è il Dolorando-Ardo, veniva dato ai caduti della rivoluzione. Questo per dire della squadra di calcio di Catofascio. Aspetta che non l'ho messo più. Ma è molto consumato, si vede poco. Delle sanzioni.
Le carte da gioco. Sono le carte da gioco. Questo è un brevetto da pilota. L'ho visto anche da una signora di Predapio, 96enne. Sì, queste sono cose che si trovano abbastanza. Ecco, com'è che si fa a riconoscere quando un oggetto è reale o è una copia? È difficile, è molto difficile. Per dire, questo è un pacco di tabacco, vedi? Col fascio. Mm-hmm. Dopo io da fumatore, le cartine per le sigarette. Addirittura. Sempre col fascio. Questa è una scatola di sigari. E qui c'ho un po' di roba in giro. Questo, ad esempio, è un foulard originale. Duce. Con la scritta Duce Duce. Io molte cose le ho date via. Ancora c'ho uno stendardo da balcone con un fascio e ho lasciato il mio amico da vendere. Questo l'ho venduto. Lo devo venire a prendere. Sono delle camicie nere in Africa. Mm-hmm. Un album, ci sono un centinaio di foto. Pezzi di storia anche qui. Sì, dopo per chi colleziona le fotografie, io le fotografie non me ne frega un cazzo proprio. Ne ho qualcuna, ma... Poi dopo ci sono i libri. Ci sono qualche libro con cui ho collaborato, no? Questo è quello del centenario della fascia, dei fasci di combattimento. Qui c'è un po' di tutto, no? Trovi tante fotografie, tante memorabilie, delle tessere. Vedi, per dire, questo distintivo è molto simile a quello. Sono tutti distintivi del primo fascismo. Questa è la tessera che ho io, quella che ti ho fatto vedere, americana. Poi io ho qui di libri in cui hanno... Che, per dire, questo è il libro con tutte le tessere dei gruppi rionali. Fai vedere il titolo per fuori. Okay. Questi li ha scritti un amico.